Bella ragazzi, benvenuti quest'oggi in questo nuovo video e quest'oggi mi trovo qui per presentarvi i giocatori che mi intrigano, che non vedo l'ora di provare del nuovo capitolo EA Sports FIFA. Senza perderci in chiacchiere, partiamo subito. Il giocatore che non vedo l'ora di provare, che mi intriga, è di sicuro Vlad Chirikes, difensore centrale romeno neoacquisto del Tottenham. Cos'è che mi intriga di più di questo giocatore? Manco a dirlo ovviamente la velocità. 82 che rimbomba come davvero un fulmine a ciel sereno. Purtroppo ha quel 71 di testa che lo danneggia, ma in una difesa 3 secondo me sarà perfetto. Work rate tutto sommato buoni, conta un AIG d'attacco e un AIG di difesa. Da notare il rating di Futia del 71 d'attacco e 78 di difesa. Incredibile. Il secondo giocatore è Bernard, centrocampista brasiliano dello Shakhtar Donetsk. 91 di pace. Oh mio Dio, ragazzi. Sarà davvero il devasto questo giocatore. Contiamo anche, oltre al 91 di pace, l'ottimo controllo palla che ha, l'agilità, la rapidità, le 5 stelle, abilità, fa anche rima. E comunque avremo il giocatore davvero perfetto. Purtroppo ciò che lo danneggia, il suo contro, è quel 21 di forza che lo renderanno, o lo rendono, gracile di fronte a macigni come Kabul o simili. Terzo giocatore, Lazar Markovic, trequartista serbo del Benfica. L'avevo già notato l'anno scorso contro l'Inter e già davvero me ne ero innamorato. Finalmente lo abbiamo anche su Ultimate Team e le statistiche fanno davvero sperare. Ottima velocità e ottimo dribbling. A mio parere non costerà l'ira di Dio, anche perché è della Liga Portoghese, una Liga abbastanza poco blasonata. Però sono sicuro che se fosse stato in un altro campionato, sarebbe costato almeno il quadruplo di quanto costerà. Quarto giocatore, un altro difensore, fa anche rima, Elequiem Mangala, difensore francese del Porto. Wow, wow. A mio parere probabilmente il nuovo Sergio Ramos. Ottima velocità, buoni contrasti, buona forza, ma soprattutto elevazione e colpo di testa clamorosi. 1,88 m per un 84 di testa che mi fanno venire. Incredibile, mi fanno venire, davvero. Buoni work rate anche per lui, AIG e AIG fanno sì che correrà senza mai fermarsi avanti e indietro. Pecca è la stamina, cui conta solo un 77 scarso. Quinto e ultimo giocatore di oggi, Simpaleo Simmalao, quanto assegna Marco Sau. Eh sì, signore e signori, finalmente e giustamente l'EA ha uppato questo giocatore sia di overall che di carta in sé, diventando un oro raro. Giocatore che già lo so sarà il bagatozzo di FIFA e ci farà bestemmiare tutti insieme appassionatamente. 91 di pace, buon controllo di palla e buona finalizzazione. Già lo vedo, ragazzi. Per il primo episodio è tutto. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento e se vi va iscrivetevi al canale. Di questi video spero ne arriveranno molti e spero quotidiani. È veramente tutto. Bella!